Nelle prossime settimane partiranno i lavori per la realizzazione della galleria di Chiomonte. La nuova linea Torino-Lione conosce così il primo cantiere sul territorio della Valle di Susa. È importante sapere innanzitutto che cos'è la galleria di Chiomonte. La galleria di Chiomonte è un'opera che serve per conoscere la struttura geologica della montagna innanzitutto. Poi servirà a testare quella tecnologia che utilizzeremo nella realizzazione del tunnel di base. Infine, durante i lavori, il tunnel di Chiomonte verrà utilizzato proprio per consentire il transito dei mezzi che lavoreranno nell'opera principale. Dopo i lavori questa galleria resterà come galleria di sicurezza e come galleria destinata agli interventi di manutenzione e per la ventilazione. Che cos'è questa galleria? È la quarta galleria che deve essere realizzata nell'ambito del tunnel di base. In Francia ne sono già state fatte tre. È importante questo da sapere, innanzitutto perché la realizzazione di questi interventi non ha prodotto nessun disagio alle popolazioni residenti e poi perché la comunità internazionale, non soltanto la Francia, aspettano che l'Italia e il Piemonte facciano la loro parte, consentendo la realizzazione anche sul nostro territorio di quest'opera. Oltretutto questa realizzazione ci consentirà di verificare immediatamente che le ricadute per il territorio non devono attendere il completamento e la messa in funzione della nuova Torino-Lione, perché saranno già verificabili con la cantierizzazione. Infatti già in questa fase sono stati assegnati quasi 1,5 milioni di euro a un consorzio di aziende del territorio per avviare i primi interventi di predisposizione del cantiere e l'ETF metterà a bando 10 milioni di euro in maniera tale che le aziende del territorio possano avere accesso a queste gare, ovviamente nell'ambito del rispetto delle leggi e delle normative internazionali, però è importante sapere che lo sforzo è quello di garantire anche alle aziende territoriali di poter competere per realizzare degli interventi e quindi per rimettere in moto l'economia del territorio. Che cosa ha fatto la Regione Piemonte in questo anno di governo della Giunta Cota, anno in cui io mi sono occupata delle infrastrutture, quindi della più importante delle infrastrutture insieme al Terzo Valico, che è indubbiamente la Torino-Lione? Abbiamo mantenuto le promesse, in una parola noi abbiamo mantenuto le promesse fatte con il territorio e quindi abbiamo stanziato 1 milione di euro per il rifacimento delle stazioni sulla linea Torino-Bardonecchia, stazioni che ormai da anni attendevano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo stanziato 30 milioni di euro per l'acquisto di treni nuovi, 20 milioni di euro li ha messi il governo nazionale e 10 milioni di euro li ha messi la Regione Piemonte. Questi treni circoleranno proprio sulla Torino-Bardonecchia, che a partire dall'orario invernale conoscerà un potenziamento del servizio nell'ottica di utilizzo della linea storica come ferrovia metropolitana che collegherà il capoluogo della Regione Piemonte con i territori della Val di Susa, quindi per i pendolari, per gli studenti, per coloro che hanno necessità di spostarsi da un territorio all'altro, la ferrovia diventerà un sistema comodo e veloce per raggiungere le proprie destinazioni. E poi una campagna di comunicazione importante che accompagnerà tutto lo svolgimento del progetto e che oggi parte sul tema della Galleria di Chiomonte, quindi spiegherà esattamente che cos'è, quanto dura, cosa serve, quante persone ci lavoreranno, insomma tutti quei dati che il territorio deve conoscere per potersi formare un giudizio su ciò che accadrà. La campagna di comunicazione abbiamo voluto chiamarla Val Susa il futuro adesso, per dare anche il senso di una forte determinazione che spinge la Regione Piemonte a sostenere la realizzazione della Torino-Lione, non soltanto perché è un'opera di interesse nazionale, ma anche perché ci consente di offrire ad un territorio che è in grave sofferenza, soprattutto il territorio della Bassa Val di Susa, una prospettiva di rilancio e di crescita economica. Molte aziende hanno chiuso, i livelli di disoccupazione sulla Bassa Val di Susa, come molti sanno, sono importanti. Abbiamo la necessità di individuare un veicolo per rimettere in moto l'economia locale e certamente i cantieri che si apriranno su quel territorio, che saranno garantiti, condotti nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, costituiscono una delle migliori e più importanti opportunità di crescita per le comunità locali.
La campagna di comunicazione conterrà quindi un'informazione certificata. Tutto ciò che si leggerà sarà stato valutato attentamente insieme al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Trasporti, sarà stato valutato con l'ARPA, sarà stato valutato dalle commissioni che si occupano proprio dell'impatto ambientale che i progetti e le cantierizzazioni hanno sul territorio. E quindi sarà importante perché i cittadini possano formarsi un'opinione autonoma, indipendente dalle troppe bugie che sono state dette. Non è vero che ci saranno 700 case abbattute, non è vero che l'aria sarà irrespirabile per decenni, non è vero che le case si deprezzeranno, non è vero che chi vivrà sul territorio conoscerà dei disagi incompatibili con la gestione della quotidianità. Anzi, siamo particolarmente orgogliosi di poter dire che proprio in quest'ultimo anno di lavoro insieme all'Osservatorio abbiamo prodotto un nuovo piano di cantierizzazione che ci consentirà di spostare tutto il transito del materiale di risulta dei cantieri dalla gomma al ferro, vale a dire niente più camion, il materiale di risulta degli scavi verrà trasportato tramite la ferrovia che verrà ovviamente utilizzata nel rispetto degli orari dei treni che si occupano del trasporto delle persone e che verrà utilizzata senza recare fastidio alle comunità che sono attraversate dalla linea storica, ma consentirà di spostare il materiale di risulta senza riempire le strade della Valle di Susa di camion che certamente dei disagi potrebbero provocarli. Quindi anche il nuovo sistema di cantierizzazione ha tenuto conto delle legittime richieste di chi vive su quel territorio e vuole che i cantieri siano compatibili con la conduzione di un'esistenza normale. Infine abbiamo prodotto un intervento molto importante, abbiamo approvato una legge che si chiama Legge Cantiere Sviluppo Territorio, che sul modello della normativa già utilizzata con vantaggio in Francia ci consente di prevedere delle ricadute economiche positive e importanti per i territori già nel momento dell'attivazione del cantiere, andando a avviare delle iniziative che sono finalizzate a potenziare gli strumenti ricettivi, quindi sono destinate agli alberghi, sono destinati ai ristoranti. In secondo luogo agisce sulla formazione di maestranze locali in maniera tale che nel momento in cui il cantiere renderà necessario per esempio delle maestranze specializzate sull'elettronica, gli interventi di formazione per esempio possono già avere predisposto sul territorio dei corsi di aggiornamento per i singoli o per le aziende che consentano appunto a chi vive e lavora sul territorio di essere a disposizione. La valorizzazione del materiale di risulta, quindi la terra che verrà scavata, le terre e le rocce che verranno scavate nel tunnel della Maddalena, dal tunnel di base, non verranno semplicemente stoccati in qualche cava oppure lasciati a destini diversi, ma verranno valorizzati attraverso la loro vendita. Una parte dei proventi, dei guadagni, verranno destinati al territorio per la realizzazione di interventi che possono essere i più disparati. E infine il coinvolgimento delle aziende locali, quindi un'attenzione particolare a impostare il sistema degli appalti in maniera tale che sia accessibile anche alle aziende del territorio, sempre nel rispetto delle leggi, ovviamente. Quindi abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato soprattutto con serietà per consentirci di poter parlare con i cittadini guardandoli negli occhi e dicendo che al primo posto abbiamo messo la tutela della salute pubblica, la tutela dell'ambiente e l'idea di uno sviluppo del territorio che ci consenta di sognare insieme un futuro vitale per le nostre valli, di sognare un Piemonte al centro di un sistema di trasporto merci e persone che interesserà tutta l'Europa, mettere al centro un Piemonte che ha voglia di crescere, che ha voglia di fare, che accetta le scommesse, che non si tira indietro e che non si lascia condizionare dalle opinioni di una minoranza che non ha compreso l'importanza della realizzazione di quest'opera. Il nostro futuro adesso, il futuro del Piemonte, il futuro della Val di Susa, il futuro di tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi seriamente per realizzare un'opera. Non possiamo arrenderci considerando che in Italia le cose non si possono fare seriamente e quindi bisogna avere paura di tutto. Un cantiere di questo genere in molte nazioni europee sarebbe considerato assolutamente gestibile. Dobbiamo raccogliere la sfida, realizzarlo anche sul nostro territorio, gestirlo come si deve, in totale trasparenza, con mille attenzioni, ma considerare comunque che è un'opportunità di sviluppo che non possiamo perdere. Il futuro del Piemonte, il futuro della Val Susa sono adesso, sono con la Torino-Lione.